tecniche perfette, Misa versus Sparchetti. Questo è il terzo quarto di finale nella finalissima delle tecniche, quindi andiamo a spaccarci. Allora, voi sapete, c'è questa nuova wave da qualche anno a questa parte che è il K-pop. Quindi uno dei due è fan del K-pop e a questo punto io direi così, giusto per guardarle, Spark è fan del K-pop. Si mette a discutere di musica con un metallaro, che in questo caso è Misa, nonché fan dei Megadeth, Iron Maiden e quant'altro. E viene fuori la discussione per decidere quale delle due musiche è la migliore. E l'argomento c'è un punto d'incontro. È contrario, giustamente. Sì. Allora, avete 2 minuti, ragazzi. Chi parte per primo? Spark parte per primo. Yeah. K-pop contro metal, metalcore. Yeah. 3, 2, 1. Benigaglia sulla mano, e questo è un viaggio e andiamo lontano. Sono un fan del pop coreano, perché le ragazze mi danno coreano. Ma poi le coreano faccio sempre, vado nell'ambiente, proprio in quanto rap. Sono un metallaro, lo capisce anche la gente. Quando rappo mi fanno casino, sembro Iron Maiden. Sembra l'Iron Maiden, ma questa è tecnica perfetta e tu non vali niente. Lui è un metallaro, si ascolta gli Iron Maiden. Infatti questo è il tuo Star Way to Heaven. Non capisci niente, questo qua non fa la qualità. No, non era degli ACDC. Vita, io ti fatto fra si sa, questo non fa rap. Tu sei la chitarra, io Jimi Hendrix. Perché ti ho perso a metà? No, no, figlio di mignotta, io faccio il rap per la gente che supporta. K-pop solo un'altra volta, la chitarra di Jimi Hendrix, perché mi prendi in bocca? Ah, ma quale bocca, fratello, spacco da sempre. Ma quando spacco l'ambiente, io sai, sono il meglio rapper. Sopravvito a CCCPTS, ma quando rimi non mi sfigo, non dici niente. Minchia, oh, ma che cazzo è il mio computer, Dio? Oh mio Dio, aspetta, no. È il mio computer. Niente! Ma non dici niente, dice aspetta, davvero! Aspetta. Sto sfigato che... Minchia, ok, scusate raga. Ma quale bocca, fratello, spacco da sempre. Ma quando spacco l'ambiente, io trai, sono il meglio rapper. Sopravvito a skills, mica PTS. Ma quando rimi non mi sfidi, però non dici niente. Ma non dici niente, dice davvero. Sto sfigato che di significato a zero. Lui è un metallaro e io lo vedo. Sta tremando come sotto un metal detector. Questo parla fuori, coglione, tu non fotti alla voce. Quando parto tipo velocizzazione, infatti non mi fotti, sei un coglione. Io un batterista, tu la batteria, ti suono da 3 ore. Mi suono da 3 ore, quando rappo io completo. Questo scemo non lo vedo, con i rapper ci competo. Sono un rapper completo, lui è un metallaro nella mano di Magneto. Quale Magneto, se rappo inverto l'asse sopra il tempo pare. Io sono bravo a farle, sono un metallaro. Quando faccio le barre, manca soltanto il fuoco che sta uscendo dalle casse. Il fuoco che gli esce dalle casse, scherziamo. Se Nigaglia mi alzate quella mano, che anche se non sono un metallaro, sono un vero gangsta, esco con il ferro in mano. E quale ferro in mano? Moro spacche, però sono quello che non chiacchiera, che usa anche la tattica. Sul suono c'ho odio, chiudo questa pratica. Se ti tiro uno schiaffo ti vengono gli occhi a mandorlo. Come? Raga, cazzo, però dai, non è giusto, dai. Ma che cazzo è l'argomento K-pop? Ma chi cazzo ascolta K-pop? Dai, ma Dio buono. Cioè, sul metal ci sta, cioè, tutti conosciamo le canzoni metal anche se non lo seguiamo, ma il K-pop... comunque Misa è stato molto di più sull'argomento, l'ho preferito. Torniamo al Top of Dead. Dopo... Comunque un'altra cosa che voglio dire, tecnica perfetta, adesso sembra che sto tirando solo merda, però mi sembra abbastanza assurdo che il premio finale sia 300 euro. Cioè uno che... cioè bisogna iniziare a contare con questa cosa, devi andare a Senigallia. Non so se... probabilmente se tu ti sei qualificato ti pagano il biglietto, ok? Però hai dovuto pagarti tu il biglietto per andare a fare tutte le qualificazioni e tutto quanto, ogni volta, cioè... riesci a malapena, cioè lo fai soltanto per la gloria praticamente, riesci a malapena a ritornarci con le spese. 300 euro quando ci stanno altre competizioni molto meno di blasone che ti pagano 500, 700, alcune anche 1000 euro. Sembra un po' poco, 300 euro mi sembra, non è proprio niente. Vabbè, mi sembra, questa è la mia opinione comunque. Però vabbè, ovviamente non lo fanno per i soldi, però almeno devi rientrarci con le spese. Abbiamo visto pogare questi due MC,
Questi sono gli argomenti. Prima è partito Spacca, adesso parte Misa. Misa, questo è il tuo argomento. Quattro entrate, 3, 2, 1. Non mi fotti in zona, vai tranquillo, sono il migliore perché ghiaccio broda. Ti spacco ora. Non è la matematica, un insieme, io e te siamo la stessa cosa. Scusa un attimo, io e chi? Sono Yoko Ono, tu sei la mia bitch. E onestamente, fra, io faccio frista. Io sono un MC, lui è su chi? Perché è un tipo a rivista. Non parlare di cerco, ti spacco sul suono. Sono buono, vedi che alla fine sul palco detono. Io sono Harry Potter quando sono sul suono. Stasera avete trovato il vostro cercatore d'oro. Cercatore d'oro, si vede che è un coglione. Non può fottere con me in improvvisazione. Io do il bacio come un dissennatore, fin quando ti si scioglie il cuore della questione. Vai tranquillo perché faccio merda. State facendo tanto casino, quindi questa è una guerra. Voglio sentire il calore di sta terra. E nonostante tutto sto restando a mente fredda. Quale mente fredda? Loro fanno casino perché questa è la tua terra. Questo è un figlio di puttana, sposato con l'hip hop fino a quando morte non mi separa. Vai tranquillo mare, tanto vado oltre. Il mio talento è come il mare, vedo oltre l'orizzonte. Non hai capito, bella uomo? C'è le cortine più schifose, bro, del mare romagnolo. Del mare romagnolo, ma si vede che questo è un deficiente. Stai insultando questa gente. Io sono il mare della Puglia, non so se c'hai presente. Un applauso a questi due MC! È arrivato il momento di votare, primo a partire a sto giro è stato Misa. Se volete lui al prossimo turno, fate casino adesso! Se volete invece Mr. Sparchetti, fate casino adesso! Il pubblico ha scelto Misa, vediamo cosa dice la giuria. Sì, Misa, Misa. Così, posso votare? 3, 2, 1. Abbiamo Misa, pari, Misa, 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 pari, pari. Misa, passa il turno. Sì. Un grosso applauso per Mr. Sparchetti. Altri 2 minuti e 30 di... per arrivare a 8 minuti. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Secondo me è stata abbastanza una cazzata il situazionismo in questo caso, perché K-pop e metal, ma che, cioè, non lo so, piuttosto poteva essere metal contro trap o drill, per dire, ma K-pop, cioè, meno che non sia un appassionato il K-pop, cioè, non lo so, devi essere proprio appassionato per conoscere gli artisti o la musica, no, penso, e vabbè, è stata un po' così. Ma mi sta deludendo parecchio, devo dire la verità, questa tecnica perfetta. Lo voglio finire perché a me non piace lasciare le cose a metà, però mi sta veramente deludendo, cazzo, raga. Cioè, brutto, brutto, brutto proprio. Vabbè, dai, ci vediamo domani con Red Room vs Burrito. Bella! Scusate.